Oggi iniziamo come sempre con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni, c'è un grandissimo della musica, lo conosce anche il nostro amico Nico Centurame, stiamo parlando di Alan Sorrenti. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Nel mese di dicembre nasceva un cantautore legato alle stelle. Nel mese di dicembre del 1950 nasceva lui, Alan Sorrenti. Alan Sorrenti nasce a Napoli da padre napoletano e madre gallese. La sua infanzia è stata divisa tra il sud Italia e il Galles. La sua carriera nel mondo della musica ha preso il via negli anni 70 con lavori vicino al rock progressivo e sperimentale. All'inizio aveva pubblicato le prove progressive di Aria, un altro brano che gli sono valsi il plauso della critica. Ma Sorrenti è divenuto famoso in Italia grazie alla canzone Figli delle Stelle del 1977, estratta dall'omonimo album. Il disco è rimasto nella top 10 italiana per 16 settimane consecutive ed è risultato essere l'ottavo singolo più venduto dell'anno 1978. L'altro grande successo di Alan Sorrenti è stata la canzone Tu sei l'unica donna per me. Gli ha fatto vincere il Festival Bar. Arrivò all'Arena di Verona per il festival in una Rolls Royce decapottabile. Disse così: se la facciamo, allora facciamola come si deve. La Rolls Royce decapottabile era di un mio amico. Mi divertivo a poter fare delle cose anche esagerando, ma non credo che mi rendessi conto di cosa stava realmente succedendo. Ritorniamo al brano Figli delle Stelle. Fu uno dei singoli più venduti del 1978. Lui diceva: e chi poteva pensare che sarebbe diventato uno stile di vita, tipo la dolce vita di Fellini, cose che non finiranno mai. Figli delle Stelle, pensate, diventò anche un film, Figlio delle Stelle di Carlo Vanzina. Dice così: non so come arrivammo a quel film. Scrissi io il soggetto, prevedevo ciò che mi sarebbe successo. Era un mondo limitato e mi stavo allontanando un po' troppo. In una sorta di musicarello ci sono però momenti belli, come il dialogo tra me e il produttore, il fabbricatore dei sogni. Nel 1983 Alan Sorrenti fu arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, cose che lo ha tenuto lontano dalle scene per qualche tempo. Alan Sorrenti dichiara così questo fatto: in realtà un episodio di gelosia folle della mia ex, che raccontò tutto al contrario e mi fece passare per uno spacciatore di droga. C'era il desiderio di farmi male. Ci sono relazioni che poi scoppiano. In realtà tra noi c'erano già le pratiche di divorzio. Fui al centro di una tempesta perfetta, il ciclone che coinvolse per altre vie anche Tortora. A Rebibbia in quei 33 giorni c'erano i camorristi della nuova famiglia nell'ora d'aria. Incontravo spesso anche Aliaccià, che aveva sparato al Papa. Fu un'esperienza molto forte. Mentre ero in cella scrivevo per i giornali raccontando come stavano veramente le cose. Riuscii a chiarire tutto, che non ero uno spacciatore, anche perché in quel periodo guadagnavo molto. Riuscii a ritrovare la testa grazie al buddismo. Alan Sorrenti si è convertito al buddismo dalla fine degli anni Ottanta. Pratica gli insegnamenti della scuola del monaco giapponese Nichiren ed è membro della Soka Gakkai International. La testa, lui dice così, la testa l'ho ritrovata solo grazie al buddismo, che mi ha donato una forza incredibile, mi ha aiutato a liberarmi dalla schiavitù, dell'ego e a trasformare la mia vita, dando un senso a tutto ciò che di buono e anche di meno buono avevo fatto fino a quel momento. Del resto il mio collegamento con il cosmo doveva ritrovare la sua strada.
l'ho trovata nel buddismo in maniera più terrena. I brani più famosi di Alan Sorrenti sono Figli delle stelle, Non so che darei, Tu sei l'unica donna per me. Alan Sorrenti è ricomparso in pubblico alla fine del 1987 con l'album Bonno Soku Bodai. Successivamente ha fatto seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Come per miracolo. Nel 1992 è uscito l'album Radici, una raccolta con due inediti e brani riarrangiati in cui figurano artisti come James Senese, Tony Esposito, Phil Manzanera, oltre alla sorella Jenny Sorrenti, anche lei cantante. Siamo arrivati alla fine e anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani, un bacio a tutti e buon pomeriggio da me, Silvia Pagni.